Buongiorno, domani questo programma chiude con una puntata speciale dedicata a Ustica, una tragedia che è rimasta insoluta praticamente, verificatasi nel 1980, dunque 30-40 anni fa, e che merita la nostra attenzione per quello che ha voluto dire e che speriamo non debba ripetersi. Un piccolo bilancio per un programma che è cominciato nell'autunno del 2010 e che domani per l'appunto chiude. Intanto voglio dire che negli ultimi 2 anni i nostri ascolti sono raddoppiati, abbiamo fatto una media di circa 1,5 milioni di pubblico, di spettatori, e ringraziamo quelli che anche oggi ci guardano. Dovuto questo raddoppio, secondo me, non tanto alla formula del programma che è praticamente rimasta invariata, quanto alla diversa atmosfera che c'è nel paese, di cui abbiamo avuto qualche segno e che speriamo di vedere questi segni di cambiamento intensificarsi nel futuro. Poi bisogna dire che questo programma è inserito in una rete, nella programmazione complessiva di una rete Rai 3, che a mio personale parere incarna al meglio quello che è lo spirito del servizio pubblico, cioè cercare di affondare delle sonde nel corpo vivo del nostro paese a costo di fare scandalo. Rai 3 ha fatto scandalo sempre, fin dall'inizio, fin da quando nel 1987 venne rilanciata. C'erano programmi girati nelle aule di giustizia, sulle scene dei delitti, anche se allora con la discrezione dovuta a un fatto di sangue, poi è andata perduta la discrezione. E fece scandalo quando ci fu un programma che si chiamava Profondo Nord, che per primo analizzò i profondi cambiamenti politici e vorrei dire antropologici che stavano avvenendo nella parte settentrionale del paese. Dunque anche questo piccolo vascello, come lo chiamiamo noi, da corsa, nel senso di corsaro, anche questo piccolo vascello si inserisce in questa più generale programmazione. Ma tutto questo non sarebbe potuto avvenire, come si suol dire, se non ci fosse dietro la figura, così, che bene o male compare davanti ai vostri occhi, una squadra affiatata, la squadra piccola. Questo è un programma povero di una rete povera, una squadra affiatata nella redazione e nello studio, cominciando dalle due signore qui presenti, Laura e Paolina, che oggi sono qui che ci danno con i loro computer potentissimi, vero? Sì. E poi la redazione che vedete acquattata là nell'angolo, ricordate un po' queste ragazze sorridenti, quel giovanotto imponente, Carolina terribile, semi nascosta dietro la camera 1, ma adesso la snidiamo, eccola lì, Carolina, il professor Polchi, non lo vedo, Polchi, dov'è uno degli autori, non lo vedo, eccola adesso sì, buongiorno Polchi, e poi la squadra e Maurizio, il minosse di questo studio, dotato di frusta, che giudica e manda secondo che avvinghia, eccolo lì, e poi la camera woman che vedete all'opera dietro la camera 2, che è quella centrale. Bene. Futuro. Il futuro non lo so. Parliamo del presente e parliamo del passato. Parliamo del presente lanciando il tema di questa puntata penultima, che è introdotta da un trailer, il trailer di un film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, che si chiama L'albero della vita. Bello, discutibile, discutibilmente bello, per così dire, il cui spot di lancio è questo. Ci sono due vie per affrontare la vita. La via della natura e la via della grazia. Sta a te scegliere quale delle due seguire. Oh, coccodrillo! Sarai grande prima che quell'albero diventi alto. Un giorno cadremo e verseremo lacrime. E capiremo tutto. Ogni cosa. Guidaci fino alla fine del tempo.
non ami, la tua vita passerà in un lampo. Che ci stiamo a fare qua, in questa pallina di terra, fango, alberi, praterie, montagne, che gira alla periferia della Via Lattea? Sono domande che gli uomini si sono posti infinite volte nel corso dei secoli, da 30, 40 secoli a questa parte, e alle quali oggi forse aggiungeremo una minuscola scaglia, grazie alla presenza dei nostri due ospiti titolari di cattedre di filosofia in Italia e in Francia, il professor Umberto Galimberti e la professoressa Michela Marzano. Buongiorno. Buongiorno. Signori professori, vi abbiamo, grazie di essere qua, vi abbiamo pregato di venire perché nei vostri libri, che adesso progressivamente presenterò, voi praticate una filosofia, anche forse tra virgolette, quale non si pratica più tanto. E cioè la filosofia che cerca di dare dei consigli per l'esistenza. I filosofi oggi spesso parlano per se stessi o per i loro colleghi, fanno della filosofia, come si dice, come lei direbbe, politicienne, la politica politicante, la filosofia filosofante, nel senso che sono problemi di tecnica filosofica. No, voi no. E allora il primo tema alla quale ci ha introdotto tra l'altro questo trailer è quello, uno dei nodi dei quali oggi si discute molto giustamente, è la famiglia, prima cellula della società, come fossero gli atomi di un complesso più grande, che desta grande preoccupazione, perché subisce, come molte altre cose, dei profondi cambiamenti, compresi quelli dal punto di vista religioso. Sentiamo. 100.000 fedeli di Zagabria, Ratzinger chiede ai governi di sostenere le famiglie ed esorta le famiglie a fare figli e a non avere paura del futuro. Per famiglia la Chiesa intende solo l'unione di un uomo e una donna nel matrimonio, perciò il Papa lancia un appello a non formare coppie di fatto. Non cedete a quella mentalità secolarizzata che propone la convivenza come preparatoria o addirittura sostitutiva del matrimonio. La famiglia tende a disgregarsi, dice Benedetto XVI, soprattutto quando si coltiva l'ideale del benessere individuale e materiale, trascurando la qualità delle relazioni con le persone e i valori umani più profondi. Professor Galimberti, lei in questo libro Il segreto della domanda intorno alle cose umane e divine, sottotitolo ambizioso, ma libro utile, uscito da Feltrinelli, eccolo qua, scrive a proposito della famiglia: la famiglia quindi, più che al bisogno di amore degli individui, parole gravi, risponde alle esigenze della specie e agli interessi della società, le cui regole di convivenza sono tanto più garantite quanto più le libertà individuali sono limitate. Certamente, è roba seria. Perché la società ha bisogno di ordine, ha bisogno di individuarci, di identificarci, di sapere dove siamo, ha bisogno di stati civili. E allora questo coincide o contraddice il mondo pulsionale o le esigenze affettive delle persone, dei singoli individui? Lo contraddice, perché ciascuno di noi è in grado di amare al di là dei codici che lo istituiscono in un'istituzione. E però la società ne soffrirebbe se ciascuno facesse quello che vuole e non avesse dei codici di riferimento, per cui gli interessi della società contraddicono l'interesse degli individui. La famiglia serve di più alla società di quanto non serve ai singoli individui. Ho capito, cioè lei vuole dire che tanto più una società si garantisce con le leggi, le norme e gli istituti, uno dei quali è la famiglia, tanto meno gli individui hanno libertà. Sì, questo lo diceva anche Freud, lui diceva la felicità è nella piena esplicazione delle pulsioni. Evidentemente la famiglia contiene la piena esplicazione delle pulsioni in qualche modo. E qui a questo punto, dal momento che è interesse della società l'istituzione della famiglia, la società dovrebbe anche provvedere a istituire le coppie di fatto, perché servono alla società più che ai singoli individui. Qui c'è una leggera contraddizione tra
il divieto di fare le coppie di fatto e il non percepire il vantaggio che una coppia di fatto legalizzata costituisce qualcosa di leggibile, perché alla società interessa leggere le condizioni e i comportamenti degli individui, non la loro felicità, non è mai stata interessata la loro felicità alla società. Professoressa Marzano, lei è filosofo morale, diciamo, sì, dunque questo è un tema centrale nelle sue riflessioni e nei suoi corsi. Sì. Io forse non sono completamente in accordo con Galimberti. Meglio, anzi, se litigate ancora. No, non si tratta di litigare. Se passate a via di fatto. È semplicemente che dipende da cosa si intende con famiglia. Cioè la famiglia, così come viene intesa da Ratzinger, così come viene strutturata e codificata anche dalla legge, può essere qualcosa di soffocante e anche di utile alla società. Però non esiste più, per fortuna, una definizione unica di famiglia. Cioè, le coppie di fatto sono una famiglia, le coppie omosessuali sono una famiglia. Cioè, non esiste più una definizione unica, anche se esiste da un punto di vista religioso, anche se esiste ancora da un punto di vista giuridico. Ma la realtà contraddice la codificazione. Allora, a partire dal momento in cui la realtà contraddice la codificazione, significa che la famiglia in quanto tale può esprimere proprio le pulsioni di cui lei parlava e non essere semplicemente un contenitore, qualcosa che soffoca, può permettere proprio di esprimere. Tra l'altro la famiglia evolve, non è più un'entità che deve necessariamente durare ad vitam aeternam. Esiste il divorzio, esiste la possibilità di famiglie ricomposte, cioè è tutto molto più complicato, il che permette, proprio perché è complicato, di conciliare l'amore, la pulsione e la volontà di vivere insieme. Va benissimo, però consenta lei al capo di una religione, quale il pontefice regnante, di vedere di questo complesso magma che è la famiglia in senso generale, di vedere solo l'aspetto che a lui interessa, che non è tanto, io adesso non so bene quelle cose, ma insomma credo che sia un sacramento il matrimonio. Dal punto di vista religioso sì, è un sacramento. Sì, è un sacramento, ecco. Io credo che a lui interessi non tanto il sacramento, quanto la quadrato, la certezza doppia, non solo la famiglia, comprese le coppie di fatto e quelle omosessuali che dite voi, ma la famiglia, un uomo e una donna, cioè le due, i due sessi generanti che possono perpetuare la specie, un uomo e una donna, un bambino, due bambini, tre bambini, quella è l'unica famiglia che il capo di una religione sì, ha in testa. Sì, però, se io posso permettermi, è il capo della religione, come lo chiama lei, può dire quello che vuole. Però andiamo un attimo alle origini, la famosa sacra famiglia. Ci siamo mai interrogati su come questa sacra famiglia era costituita? Era una famiglia molto particolare, perché Gesù nasce da una donna vergine, che quindi non ha avuto rapporti sessuali, almeno con secondo suo marito. Secondo dogma, per cui questo figlio chiama padre colui che padre non è, perché il padre suo è il padre che è nei cieli. Allora, se noi vediamo la Sacra Famiglia, perché si dice sempre la famiglia sul modello della Sacra Famiglia, ma la Sacra Famiglia è una famiglia fantastica, nel senso che abbiamo un bambino che chiama padre colui che non è il genitore, che considera che il padre è altrove e che dice ai genitori: voi non siete i miei genitori. Galimberti, qua siamo davanti, la professoressa Marzano, che vive in un paese, la Francia, dove queste cose sono maneggiate con più disinvoltura che da noi, potrebbe addirittura essere accusata di blasfemia. No, perché a questo punto la sua analisi è corretta, effettivamente. Non so come fa Gesù a chiamare Giuseppe padre, come fa soprattutto la Madonna a generare senza contributo maschile. Diciamole queste cose, perché va bene la fede, ma la fede non ci obbliga addirittura a contraddire le leggi di natura, via. Non sono credibili queste cose, non capisco neanche perché si continuano a dire queste cose. Ma a prescindere da questo, l'ossessione della Chiesa è la sessualità, che è l'ossessione di tutte le religioni, perché tu controllerai i popoli solo se controlli i ventri. E allora che cosa serve alla famiglia? Lo dice bene San Paolo: sposatevi se non ce la fate a essere casti, remedium concupiscentiae, questa è la famiglia dal punto di vista cristiano, è vero o non è vero? E allora se la famiglia è visualizzata solamente come rimedio all'esercizio della sessualità, diciamolo chiaramente, la Chiesa ha il terrore della sessualità perché attraverso la sessualità che vuole governare lei ha la possibilità di controllare anche i musulmani. Io rabbrividisco alle vostre parole, ma d'altra parte c'è la libertà di espressione e quindi voi avete una forza
dalla vostra parte. Avete la forza delle statistiche. Sentite questo documento. Assume forme sempre più variegate la famiglia italiana appena fotografata dall'Istat. Dai quasi 400.000 matrimoni del 1972 si è scesi a meno di 250.000 nel 2008. Continua l'ascesa delle separazioni, oltre 84.000, e divorzi, che sfiorano 54.000 nel 2008. Ma parallelamente, negli ultimi 5 anni, si è registrato un aumento di chi ha deciso di riprovare a risposarsi dopo il precedente fallimento. Sono stati infatti celebrati oltre 34.000 seconde nozze, il 14% del totale, quasi uno su quattro in Liguria e in Friuli Venezia Giulia. Delle 900.000 famiglie ricostituite, oltre 500.000 hanno dei figli. Aumentano ancora le coppie di fatto, che superano le 820.000 unioni. Infine, i nuclei con un solo genitore, quasi sempre madre, sono 2.200.000, mentre i single sono quasi 4.000.000, 850.000 in più negli ultimi 6 anni. Ecco, voi avete dalla vostra, ripeto, la forza della statistica, cioè quel concetto di famiglia che prima sembrava aleggiare in quelle parole a Zagabria, oggi si è sfrangiato in una quantità di combinazioni possibili. Sì, si è sfrangiata, e la Chiesa deve sempre fare riferimento a se stesso quando condanna qualche cosa. Perché si è sfrangiata? Perché le esigenze dell'individuo hanno preso il sopravvento sulle esigenze degli altri, compreso moglie, mariti, figli. Ma chi è che ha messo in circolazione in Occidente la nozione di individuo se non il cristianesimo? E dopo non si deve lamentare dell'esasperazione dei suoi concetti. In Grecia, per esempio, l'individuo era subordinato alla città. La città era il luogo di identificazione degli individui, la polis. Invece con il cristianesimo il concetto di anima, che cosa succede? Che l'individuo viene messo in primo piano, e dopodiché dall'individuo si arriva all'individualismo inevitabilmente. I principi della Chiesa generano quello che oggi la Chiesa soffre. Quello che oggi la Chiesa? Soffre. Ma l'individuo, scusi professore, non è, e lo dico anche alla professoressa, lo chiedo anche a lei, l'individuo non è, non ferma con la legge sui diritti dell'individuo, le droits de l'homme, come con l'illuminismo, XVIII secolo, i lumi. Ha cominciato Sant'Agostino, prima ancora della dichiarazione dei diritti, a dire che in interiorità ti anime habitat Deus, habitat Christus, habitat Veritas, e qui nasce l'individuo, nell'anima che lo identifica. Questo è, prego. No, ma le due cose non sono in contraddizione, cioè non credo che... Parlate più chiaramente, avete davanti un signore anziano che ci sente male. No, io dico, l'individuo e la famiglia non sono necessariamente in contraddizione, si può valorizzare la persona con i propri valori, con le proprie credenze, con i propri desideri, e si può anche considerare che l'organizzazione della società passa attraverso la famiglia. Tutto dipende da cosa si cerca nella famiglia, perché è anche vero che il fatto che i matrimoni durino pochissimo, il fatto che ci si prende, ci si lascia, non è necessariamente la panacea. Cioè, bisogna stare attenti anche a non passare da un estremo all'altro. Cioè, io credo che per troppo tempo si è creduto e ci si è sentiti obbligati a restare sempre con la stessa persona, anche quando c'erano divergenze, non ci si sopportava più, non c'era più amore. Oggi però c'è anche la tendenza opposta, che consiste, appena c'è una difficoltà e un diverbio, immediatamente a rompere tutto. Con un problema, perché cosa c'è dietro questa volontà di rompere tutto appena c'è un problema? C'è il sogno pericoloso che un giorno si incontrerà colui o colei che sarà perfetto o perfetta, che non esiste. Cioè, quello che dobbiamo imparare a fare, anch'io, non è che io mi metto fuori dalla quantità, dobbiamo tutti imparare a capire che un'altra persona non potrà mai colmare completamente quel famoso vuoto che ognuno di noi si porta dentro. Okay. Ognuno di noi ha delle fratture, va verso un'altra persona perché spera che quest'altra persona potrà colmarle, e appena c'è un problema, hop, si passa a un'altra. Lei si attarda, cioè si indugia con belle pagine in questo libro Etica Oggi, che è uscito da Erickson, editore buono, valido, ma un po' eccentrico. Lei dedica delle belle pagine proprio al tema che stiamo trattando in questo momento. Per esempio scrive: l'individuo contemporaneo è continuamente esposto a rappresentazioni che rimandano tutti in un modo o nell'altro all'idea di godimento.
poiché la propensione a godere senza limiti viene presentata come la prova più evidente della capacità di una persona di esprimere la propria libertà, che è esattamente la trasposizione di quello che lei ha appena detto, e cioè io sto con un signore o una signora, appena vedo che quella fa tardi, che cucina male, che quello non guadagna abbastanza, ognuno se ne va per conto suo, si rompe il sodalizio, altro che finché morte non vi separi, si rompe il sodalizio perché il godimento senza limiti, oppure l'espressione massima della propria libertà, è compromessa da quei fastidi. Questo è un rischio. Cioè, scusate se, perché sono un po' turbato da quello che dite, se una società è retta da, e sta insieme e non ci scanniamo uno con l'altro, perché ci sono dei principi religiosi che ci tengono insieme, perché c'è la paura dell'inferno, tanto per dirla in parole poverissime, va bene, quello è un modo di tenere insieme le persone, anche di contenere i loro bisogni e le loro... Quando questa cosa viene meno, come indubbiamente è venuta meno nel mondo occidentale oggi, con che la sostituiamo? Ci sono comunque, esistono comunque dei principi universali che non sono religiosi, cioè il famoso tratta l'altro come tu vorresti essere trattato, la regola d'oro, non è necessariamente una regola religiosa, è la regola d'oro che vale da secoli e deve essere quella che permette poi anche il rapporto, nel senso che io penso che le cose possano funzionare a partire dal momento in cui si rispetta almeno una regola fondamentale, cioè quella di non trattare l'altra persona come un semplice oggetto. Sì, cioè, Kant, è Kant, anche se Kant viene spesso interpretato male, perché Kant non dice che l'altro è sempre solo un fine, dice di non trattare mai l'altro unicamente come uno strumento, perché nei rapporti umani, ognuno strumentalizza l'altro, il problema è quando l'altro è solo una cosa, io ti prendo, ti utilizzo e ti getto. Questo però è un inconveniente del cristianesimo occidentale, perché come dice giustamente lei, per sposarsi, per stare insieme bisogna vedere l'altro nella sua alterità, perché l'altro è davvero un altro e non è qualcosa che mi serve o è assimile a me. Gli occidentali, siccome io sono assolutamente convinto che il cristianesimo ha seminato in Occidente la nozione di individuo, noi diciamo persona, che mi spiegava un teologo greco, sì vorrà dire maschera dalle vostre parti. Maschera dalle vostre parti, ma persona vuol dire per sé unum. Dramatis persone, maschere del per sé unum. Sai come lo dicono i greci persona? No. Prosopos, quello che mi sta davanti, prosopsis, davanti al mio sguardo. Allora vedi che c'è la relazione, lì può accadere l'unione, il matrimonio, la famiglia, se si ha una nozione dell'alterità, ma se io parto dalla mia condizione individuale, è chiaro che vado solo a me stesso e a quel punto se non mi soddisfi più me ne vado, se sono infelice con te me ne vado, ma chi ha generato il concetto di persona intesa come individuo, solitario, egoista? Il cristianesimo. Non mi importa tanto Agostino, le dico la verità, e neanche il XVIII secolo. Mi importa oggi. La domanda che io mi faccio, perché è una domanda che ci viene posta sotto gli occhi tutti i giorni dalle cronache dei giornali. Quando leggiamo quei fatti, terribili che succedono, gratuiti, atti di inciviltà elementare, senza scopo neanche. Quello viene perché non c'è più un principio che tenga insieme, spesso, non sempre, insomma, largamente, un principio che tenga insieme le persone. Lei ha un bel dire, un conto è dire, guarda che se fai quello vai all'inferno e per tutta l'eternità diavoli con i forconi, fiamme ardenti, sofferenze indicibili, oh Signore. Un conto è dire... Tu devi fare così perché devi trattare gli altri. No, non credo che si possa tenere insieme una società con le minacce. Io penso che non è semplicemente dire cerca di trattare l'altro sempre come una persona, si tratta di spiegare cosa c'è dietro. Cioè trattare l'altro come una persona significa anche darsi la possibilità
di capire che cos'è il desiderio, perché una cosa sono le pulsioni, i bisogni, un'altra è il desiderio. Noi siamo esseri di desiderio. Se non sentiamo il nostro desiderio, noi non viviamo, non abbiamo e non possiamo dare un senso alla nostra vita. Andare verso un'altra persona, riconoscendola come persona, significa iscriverci come soggetti del nostro desiderio e quindi significa dare un senso alla nostra vita. E io credo che sia molto più importante far capire l'importanza del senso e del desiderio piuttosto che minacciare se non lo fai all'inferno. Poi ognuno è libero di pensare di credere al paradiso e all'inferno, ma è una questione di senso della vita. Professoressa Marzano, per secoli le società sono state tenute insieme dalla paura dell'inferno. Andiamo, è vero o no? Sì, mi conforti sì. Almeno lei. Lei dice delle cose corrette in riferimento alla società attuale che non ha più paura dell'inferno. Certo, per 2000 secoli sono state tenute così, come anche i kamikaze sono tenuti, fanno quelle loro gesti nella speranza del paradiso. 99 vergini, una roba. Peggio del buca buca. No, volevo dire una cosetta. Denise de Rougemont, che lei conosce benissimo, visto che lavora in Francia. Anche noi. Bravo, ma lei un po' di più perché lo leggerà anche in francese con facilità più di me. Dice, no, bisogna rendere facili i matrimoni, bisogna rendere difficilissimi i matrimoni. Cioè, possono accedere ai matrimoni solo quei soggetti, Denise dice, creatori, che hanno la curiosità di vedere come l'altro cambia, esattamente come un artista che continua a guardare la sua statua, a modificarla, a farla diventare perfetta. Solo costoro devono sposarsi, gli altri è meglio che ci rinunci. Visto che lei ha citato Rougemont, approfitto per Simonetta concitare un libretto che è appena uscito da Chiare Lettere Instant Book, che è questo discorso sulla servitù volontaria di La Boétie. Guardate un po', riesce a inquadrarlo bene da vicino così? Eccolo qua, discorso sulla servitù volontaria, Chiare Lettere. Sapete perché lo segnalo? Perché in copertina è riportata questa frase: com'è possibile che tanti uomini sopportino un tiranno che non ha forza se non quella che essi gli danno? Da dove prenderebbe i tanti occhi con cui vi spia se voi non glieli forniste? Siete risoluti a non servire più ed eccovi liberi. Libro bellissimo, 7 euro, stampato al volo, credo su una segnalazione della professoressa Marzano, ma non sono così sicuro. E a proposito del fatto che bisognerebbe rendere difficilissimi i matrimoni, guardi un po' lei invece, professor Galimbert, guardi un po' lei invece, sì. Avversativo, che cosa succede? Due uomini mano nella mano e lo slogan siamo aperti a tutte le famiglie. Solo un manifesto, ma che fa davvero indignare il sottosegretario alla famiglia Giovanardi. Uno spot pensato per l'inaugurazione del nuovo negozio IKEA di Catania. È dunque l'idea di far passare una coppia gay per famiglia a preoccupare Giovanardi. Ben diversa la visione dell'IKEA che al sottosegretario replica. Per noi la famiglia è quella della Costituzione, ma è anche quella di chi vive con i nonni o da solo o, ancora, le coppie di fatto, sia etero che omosessuali. Beh, Cardinal Martini, per esempio, diceva, senza che abbia avuto la possibilità di affermare in termini operativi questa sua idea, che forse agli omosessuali, invece di proibirgli le unioni, era sufficiente dal punto di vista cattolico chiedergli la fedeltà. È già un passetto avanti. Ah, beh, certo. E poi è interessante questo riferimento all'IKEA, perché per esempio Milano è tappezzata tutta la metropolitana di quel bellissimo spot. Ricordati, l'amore non è eterno, vai all'IKEA. Carino, no? Come slogan pubblicitario è molto carino, alla pari con uno che ho già citato, ma che quando Ford, tanti anni all'inizio del Novecento, negli anni 20 o 30, lanciò la Ford T, che era una macchina elementare, lo slogan era tutto quello che non c'è non si rompe, che era un modo, non c'era quasi niente, però camminava. Ecco, coppia di fatto omosessuali? Sì. Che problema c'è? Nel senso che io ci sono due cose che non capisco oggi. Intanto questa visione terribile secondo la quale la morale deve essere per forza costruita sul modello
punizione se non rispetti le regole. La morale non è questo, la filosofia morale non è questo. Okay. Il diritto, cioè da un punto di vista giuridico, chi non rispetta le regole paga la sanzione. La filosofia morale è là per dare strumenti critici per permettere alle persone di realizzarsi. Ma quando io dico realizzarsi, non vuol dire fare tutto quello che passa per la testa, vuol dire realizzare un proprio progetto di vita. E nel proprio progetto di vita entra anche l'altro, e quindi arrivo alle coppie di fatto. Se io mi realizzo e realizzo il mio progetto accanto a una persona, sia essa del mio stesso sesso o di un altro sesso, che problema c'è? L'importante è il rispetto reciproco e la possibilità di esprimere il proprio desiderio, ritorno su questo punto, in quanto soggetto della propria vita. Educazione nella famiglia, educazione fuori della famiglia, un documento. Non essere costretto a mandarli a scuola in una scuola di Stato dove ci sono degli insegnanti che vogliono inculcare dei principi che sono il contrario di quelli che i genitori vogliono inculcare ai loro figli. E questo significa che lui vuole dei soggetti handicappati, perché più la società diventa più multiculturale e più il ragazzo viene educato in un modo nella famiglia, allo stesso modo nella sua scuola privata, è un handicappato culturale in un contesto come sarà quello europeo, che sarà multiculturale, punto. Quindi non si insegnano le brutte malattie mentali ai ragazzi. I ragazzi devono avere plurime visioni del mondo, perché così si muovono meglio, capiscono la differenza. Tra l'altro loro sono molto curiosi delle differenze. Quando vedono in classe un negretto non sono cattivi tra di loro. Dopo un po' arriva il figlio della Lega Lombarda che dice ma questo fa parte della décadence. Marzano, lei che è italo-francese, Lévi-Strauss diceva che dalla mescolanza dei ceppi, delle razze, delle etnie, delle popolazioni scaturisce quella scintilla dall'attrito, scaturisce la scintilla dalla quale poi nasce il cambiamento, il progresso. Certo, perché il cambiamento e il progresso nasce a partire dal momento in cui si integra la complessità, e la complessità nasce dalla diversità. E torniamo al tema della diversità. Se io ho semplicemente una visione del mondo, se io conosco sempre i simili, io non ho l'alterità, non mi posso aprire alla diversità e non posso quindi nemmeno rendermi conto del tiranno di cui sono succube. E torniamo ai Tien de la Boissy. Il discorso è che nella diversità e nell'incontro, nella complessificazione delle relazioni... Come ha detto, scusi, là... complessificazione o è un francesismo, allora nel vedere le cose in maniera complessa si riesce a scaturare quella scintilla. Terza declinazione. E non lo so, adesso mi sto impicciando perché c'è il francese nella testa. Lo faccio apposta, adesso giocando. Anche stanotte sognavo in francese, è una cosa assurda. Comunque, no. Era un sogno amoroso, voglio dire. No, era una discussione discussione con dei colleghi molto complessa, per cui anche lì. Grazie. Professor Galimberti, professoressa Marzano, guardate, ho fatto un po' di giochi così, mi sono anche un po' divertito perché... Ripeto quello che ho detto all'inizio, questi due libri vorrei che li memorizzaste, comunque potrete rivedere questo programma registrato su lestorie.rai.it. Questi due libri sono due libri di filosofia, ma sono due libri di filosofia applicabile, istruzioni per l'uso della vita, potrei dire. Grazie, alla prossima.